Uè, non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice Creator. Clicca in basso a destra sul tasto Supporta un creatore ed inserisci Xiuderone. Dai! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti al video delle Patch Notes. Io sono Xuder e ragazzi, voglio subito dirvi che questa è stata una grande, enorme, fantastica patch che ha visto l'arrivo di alcune location veramente storiche di Fortnite. Non ci perdiamo in brodo di giuggiole che qua dobbiamo entrare nei server. Vi faccio subito vedere il trailer ufficiale della nuova zona fenditura, Palme Acquatiche. Vi attivo l'audio perché se non sentite nulla. Andiamo. Da qua. Ti puoi trasformare. No, vabbè. Ma cos'è? No, ma cos'è? Meravigliosa, ragazzi! Eroi senza tempo, meravigliosa la nuova zona fenditura che, come si dice, continua a farci capire che Epic Games, ci tiene tantissimo a questa season veramente importante. Boschetto bisunto, una zona fenditura ha riportato alla luce Boschetto bisunto. Ma il cibo preferito del quartiere ora sono i taco, non c'è più il Durburger. I taco sono così buoni che basta il loro profumo e la gente fa festa. Arriva anche una nuova LTM, si chiama Knocktown. Tipo di squadra, si gioca in singolo con Rigenerazione, creazione di Alan Shi. Knocktown è stato tra i primi tre contendenti al concorso dei creatori. Usa il rampino per saltare e schivare i colpi mentre colpisci i nemici una sola volta in aria con la pistola a focile. Al termine della partita vince chi ha totalizzato più kill. Nel magazzino, ragazzi, la mitraglietta a raffica. La mandano via. Fuori dal magazzino, la mitraglietta tattica. Tanta roba, ragazzi. Da adesso disponibile anche nel parco giochi. Qualche fix dei bug. I giocatori che subiscono l'impulso di una granata a onda d'urto non distruggeranno più una trappola nelle vicinanze. La scheda informativa della trappola folgorante adesso mostra le 4 stelle corrette. Risolto un problema per la quale la trappola folgorante non si costruiva correttamente. I Bruto adesso vengono scagliati via se toccano il cubo dell'isola fluttuante e gli attacchi schianto del Bruto da adesso infliggono danni costanti agli altri veicoli, quindi il veicolo va avanti probabilmente a rovinarsi. Palme Acquatiche è appunto la nuova zona dove il segnalatore fenditura Palmetto Paradisiaco ha creato questo nuovo punto di interesse, Palme Acquatiche. All'interno della zona i giocatori che si accovacciano assumeranno le sembianze di un oggetto casuale. I giocatori possono subire danni anche quando sono sotto forma di oggetto. Con il mirino i giocatori possono bloccarsi in posizione e cercare vittime inconsapevoli. La zona di fenditura di Boschetto Bisunto, vi ricordo, non avrà il Durburger ma avrà il taco. Periodicamente pioveranno dal cielo dei taco piccanti. Ma perché? Il loro profumo è così appetitoso che i giocatori all'interno della zona non possono fare altro che ballare. Ma perché? Mentre ballano, i giocatori sono invulnerabili ai danni inflitti da altri e ripristinano 20 punti salute al secondo. Ballare non blocca i danni da tempesta e non ripristina salute all'interno della tempesta. I taco piccanti possono essere consumati per 10 punti di salute effettiva e per un aumento temporaneo della velocità di movimento per 20 secondi del 40%. I taco piccanti non durano a lungo, prendili al volo prima che scadano. Arriva anche, vi ho fatto va un altro video con lo shop a votazione, andate a vederlo, lo trovate sempre nella homepage del mio canale. Modifiche anche a parco giochi, alcuni bug corretti, modifiche anche all'animazione, quando i personaggi di un giocatore si trovano vicino ad un muro, abbasseranno le armi in posizione di inattività, così finalmente non vediamo più il Barret che trapassa i muri. Altre modifiche anche per l'interfaccia utente, per il replay dove si può finalmente reportare i giocatori e tantissime correzioni per i giocatori da mobile, aggiunte anche
anche nuove gallerie per la modalità creative, arriva il nuovo distributore automatico, arriva il nuovo dispositivo classe. Insomma ragazzi, vi invito, per chi gioca a Save the World e a Creativa, di andare nella sezione ufficiale nel sito di Fortnite per tutte le patch. Notes, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi restiamo in live, mi raccomando, ciao!